Sì, nel 2010 c'è stato un brutto calo del fatturato e la cassa integrazione per tutti. Gianbeppe Moreschi aveva lasciato l'azienda in mano ai figli, che comunque sono persone per bene, e c'era la paura che senza di lui le cose sarebbero ulteriormente peggiorate. Purtroppo i debiti hanno assunto dimensioni insostenibili ed è stato inevitabile aprire a nuovi soci. L'unica alternativa era il fallimento. C'era già un curatore che stava vendendo qualcosa. Poi sono arrivati gli svizzeri del fondo Harley, che hanno acquisito il 50,37% delle quote e hanno di fatto estromesso i Moreschi. Ed è cambiato qualcosa in azienda? Vedevamo facce nuove. Ci promettevano un rilancio, dicevano di aver acquisito grandi griffe tra i clienti, ma poi spiegavano che sul mercato c'era insoddisfazione per i nostri prodotti, che c'era assenteismo e quindi era colpa nostra se perdevamo i clienti. Accuse fondate o no? Allora, assenteismo ce n'era, sì. C'è sempre chi non ha voglia di lavorare e fa il furbo, ma non certo nei termini patologici che sostenevano loro. Ma soprattutto, davvero i clienti che loro dicevano di aver agganciato erano insoddisfatti del nostro prodotto? Significa che dopo 30 anni avevamo disimparato a fare le scarpe? A proposito, come si fanno le scarpe in una fabbrica? È una catena di montaggio. Arrivano le pelli in magazzino, passano al reparto taglio, poi all'orlatura dove vengono eseguite tutte le cuciture. Quindi al montaggio, il mio reparto, dove si costruisce la scarpa. Successivamente entra in azione il reparto fondo per smerigliatura, fresatura, suole, tacchi e colore. Dopodiché il prodotto passa al reparto guarnitura per gli ultimi ritocchi. Quando ha realizzato la sua ultima scarpa? 3 giorni fa, prima che arrivasse la comunicazione dei licenziamenti. Ma ne abbiamo fatte 18 in tutto. In gergo si dice una bolla. Ai bei tempi ne facevamo 1 migliaio al giorno. Sono 2 mesi che non arriva più nemmeno la materia prima. E in questa fabbrica lei ha conosciuto sua moglie? Sì, nel 1990 io avevo 22 anni e lei 20. Ma era arrivata in azienda prima di me. 2 chiacchiere in reparto, poi una pizza e 5 anni dopo ci siamo sposati. Grazie ai 2 stipendi Moreschi e ai mutui che ci sono stati concessi agevolmente abbiamo comprato casa. E quando sono arrivate le nostre 2 figlie ne abbiamo presa una più grande. Oggi siamo separati ma in buoni rapporti. L'anno scorso lei avrebbe fatto parte del primo gruppo dei primi 27 licenziati del reparto Orlatura se non se ne fosse andata via prima. Ma comunque anche la mia attuale compagna lavorava qui e poi è andata in un altro calzaturificio. Questa è la realtà di tanti vigevanesi. Molte famiglie sono nate qui dentro. E per uno come lei cosa rappresenta ancora questa fabbrica? So che rischio di sembrare retorico, ma per me uscire di casa per andare al lavoro è diventato come uno spostamento da una stanza all'altra, cioè è sempre casa mia. E non sono certo l'unico, ho visto gente piangere per il declino al quale stiamo assistendo. E devo dire che in città si sente la solidarietà, quella autentica, del rispetto, della partecipazione delle persone nei confronti di noi persone della Moreschi. E poi in tanti sono consapevoli che se scompare questa fabbrica si rischia un effetto domino pesante. Ma voi, coinvolti in questa ondata di licenziamenti, cosa sperate adesso? Ognuno fa i suoi conti. Siamo in tanti a essere vicini alla pensione. A me mancano più o meno 6 anni. E tutti chiediamo, ma chi ci prenderà mai a lavorare alla nostra età? Anche perché non è che il resto del settore calzaturiero di questa città sia in buona salute. Ma io non voglio perdere le speranze. Sono delegato sindacale, non smetto di rappresentare i miei colleghi, ma continuo a sentirmi affezionato a questa azienda e voglio ancora sperare che in qualche modo sia possibile tenerla viva e farne ancora parte. Come lavoratore sono nato qui e qui, vorrei anche finire il mio percorso. Perdere questa fabbrica è come perdere un pezzo di me stesso.